Bentornati in questo nuovissimo video dove, come avete detto dal titolo, torniamo a parlare di anime, parliamo di lui. Forza, Genki Sugar. Genki è il vero nome di Sugar, quindi Forza Sugar. Dovete sapere che Forza Sugar è un manga del 1976-1981, composto da 28 volumi. 13 di questi volumi sono stati trasportati in anime. Che cosa racconta la storia di Forza Sugar? Comincia dall'età di 5 anni. Sugar ha 5 anni. Ed è orfano di madre. La madre perde la vita durante il parto. Sugar vive da solo con il padre Peter, detto Pugno d'Acciaio. Perché detto Pugno d'Acciaio? Perché il padre Peter è un ex pugile. Ha lasciato il pugilato quando è nato il piccolo Sugar. La vita di Sugar e di suo padre è una vita molto difficile. Non è di certo una vita adagiata. Però una cosa non manca, l'affetto e l'amore tra padre e figlio. Quello non manca sicuro. Dopo tanti anni, Peter, il papà di Sugar, decide di ritornare a fare il pugile e così si mette a dieta per poter ritornare nei pesi giusti per fare pugilato. La dieta, la vita difficile che ha fatto fino a quel momento ha debilitato molto il papà di Sugar. Però riesce a vincere i primi due incontri e questo lo rallegrano e decide di combattere contro un grandissimo pugile in quel periodo, il migliore, Kenshi Seki. Proprio durante il combattimento, nel terzo round, il papà di Sugar viene messo KO e portato d'urgenza in ospedale per i durissimi colpi ricevuti alla testa. Il papà di Sugar si ricorda che aveva promesso al figlio che, nonostante tutto, dopo quell'incontro l'avrebbe portato al Luna Park e quindi esce dall'ospedale e fa una morte bruttissima. Si ritrova in una panchina insieme a suo figlio, che crede che il papà sta dormendo. Il papà muore a fianco suo figlio, seduto su una panchina del parco. Senshi Seki chiede perdono a Sugar per quello che è successo, ma Sugar all'inizio non lo vuole perdonare, però poi ci pensa e chiede a Kenshi una promessa di vincere lui e diventare lui campione del mondo. Da lì a poco Kenji Seki sarebbe diventato campione del mondo e ha mantenuto la promessa che ha fatto al piccolo Sugar. Dopo la morte del padre, Sugar decide di diventare
un pugile e comincerà ad allenarsi. Dopo la morte del padre, Sugar è ancora un bambino e quindi viene mandato dai nonni materni, i signori Tanuma, due anziani che si prendono cura con affetto e con amore del nipote Sugar e cercano in tutti i modi di dissuadere Sugar dall'idea di diventare un pugile, perché loro non hanno mai accettato che la loro unica figlia abbia sposato un ex pugile e hanno sempre dato la colpa al padre di Sugar per la morte della figlia. Così Sugar decide di allenarsi di nascosto dai suoi nonni. Sugar va anche a scuola ed è uno studente modello, ma terminata la scuola prende i guantoni di suo padre e va a allenarsi di nascosto. All'inizio si allenerà da solo, poi ad allenarlo sarà il signor Mishima. Il signor Mishima è un ex pugile che ha lasciato brutalmente il pugilato dopo essere stato sconfitto da Kenshi Seki. A far conoscere Sugar e Mishima è stata Ashika, una ragazza a cui Sugar si era affezionato tantissimo, che era la ex fidanzata di Mishima, ma anche la ex fidanzata di Kenshi Shika. Ed è proprio per questo che Kenshi Seika ha fatto di tutto per sconfiggere in quel duello Mishima, scusate. Dopo aver lasciato il pugilato, Mishima ha avuto una vita un po' difficile, è stato una guardia del corpo, fino a quando non ha conosciuto Sugar. Mishima viene arrestato. Sta in prigione per un periodo. Uscito dalla prigione, scopre di essere malato di tisi. Ma prima di morire di tisi, si fa una promessa. Vuole allenare Sugar per farlo diventare un pugile professionista. Questo è il succo del racconto di Forza Sugar. Fatemi sapere se guardavate Forza Sugar e se lo guardavate, commentate con dei guantoni da pugile. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!